The New Stories. La tua informazione libera. Rai in lutto per la scomparsa improvvisa di Amedeo Gianfrotta, rinomato regista di programmi televisivi come Reazione a Catena e Agorà. Gianfrotta, 59 anni, è deceduto a causa di un malore improvviso, lasciando dietro di sé una moglie e due figlie. La notizia ha profondamente colpito colleghi e amici, che ricordano con affetto il suo sorriso, la sua gentilezza e la sua dedizione al lavoro. Gianfrotta, in servizio presso il centro di produzione TV della Rai di Napoli, era apprezzato per la sua professionalità e cortesia. Attualmente, curava la regia dei programmi di successo Reazione a Catena e Agorà Weekend. Con oltre 3 decenni di esperienza nel mondo della televisione italiana, Gianfrotta si era guadagnato la reputazione di regista scrupoloso e innovativo. Dal 2021 aveva guidato la regia di Reazione a Catena, contribuendo significativamente al successo del programma con la sua visione unica. La perdita di Gianfrotta lascia un vuoto profondo tra i colleghi e nei programmi ai quali aveva dedicato il suo talento. Marco Liorni, conduttore di Reazione a Catena, è stato uno dei primi a dare la notizia della scomparsa, condividendo un messaggio commosso sulle sue storie Instagram. Liorni ha lavorato a stretto contatto con Gianfrotta negli ultimi 3 anni, fino alla scorsa stagione del programma. Amedeo Gianfrotta è entrato nelle vostre case discretamente, raccontando accadimenti di studi TV attraverso i suoi occhi di regista scrupoloso e quelli della sua squadra. Adesso che non c'è più, nella commozione ricordo tanti momenti vissuti insieme, la sua ironia, i suoi incoraggiamenti, i suoi messaggi. RIP, ha scritto Liorni, esprimendo la profonda stima e affetto per il collega. Anche altri colleghi hanno condiviso il loro dolore sui social, ricordando Amedeo Gianfrotta e il suo straordinario contributo al mondo della televisione. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.